Grazie. Grazie Presidente Giovanni Totti, con cui abbiamo lavorato molto bene in conferenza delle regioni quando ero assessore al bilancio della regione Lombardia. Ma allora, noi qui abbiamo affrontato tanti temi, il più importante è proprio la ripartenza. Noi siamo convinti che quest'estate sarà un'estate molto positiva, molto più dell'anno scorso. Ma perché? Non perché abbiamo un ottimismo irragionevole, ma perché abbiamo un ottimismo ragionevole dei numeri, dei dati. I dati sono positivi, ormai tutta Italia è bella già dal sole, c'è la piccola amata Val d'Aosta, ma è questione di una settimana, poi anche la Val d'Aosta sarà come tutto il resto d'Italia. Quindi questa cosa importante che abbiamo voluto che lascia passare sarà fondamentale perché, come abbiamo sempre detto, non serve per girare in Italia, serve per far venire gli stranieri in Italia. Quindi lascia passare, aver anticipato lascia passare l'arrivo, è fondamentale. Noi l'anno scorso, non avendo turisti stranieri, abbiamo perso come sistema paese 28 miliardi di euro. Abbiamo consentito con i lascia passare, come ha detto il Premier Draghi nella conferenza stampa che abbiamo fatto dopo il G20 a Roma la settimana scorsa. Abbiamo consentito di anticipare questo lascia passare e quindi già da metà maggio, già dal 16 sostanzialmente, ritornano i voli di stranieri. Vuol dire che gli europei non fanno la quarantena, Gran Bretagna, Israele non fa la quarantena, Giappone non fa la quarantena e soprattutto Stati Uniti. E quindi si riapre anche il mercato statunitense che è fondamentale per le realtà importanti della Liguria e per le eccellenze turistiche che abbiamo in Italia e anche e soprattutto qua in Liguria. Quindi questo è il primo, far tornare turisti, era il primo fondamentale obiettivo, far tornare turisti stranieri, primo fondamentale obiettivo. Poi si è parlato chiaramente di tutte le azioni che stiamo mettendo in campo, ancora azioni a sostegno delle aziende perché ancora abbiamo dei problemi da risolvere, ma poi soprattutto di prospettiva. Noi adesso passiamo alla fase 2. Ok, c'è stato un anno terribile, adesso dobbiamo ripartire il più veloce possibile. Per ripartire il più veloce possibile mettiamo in campo come Ministero, come Governo, una serie di misure che vanno sostanzialmente su tre filoni. Il primo è sostenere gli investimenti. Sostenere gli investimenti, qui ci sono importanti risorse nel recovery, nel cosiddetto recovery fund, che consentiranno di avere dei risultati importanti dal punto di vista economico. Recupero dei consumi di quasi un punto di PIL, recupero di un punto di PIL, recupero di 1,7 punti di investimenti, ma soprattutto recupero di occupazione, in particolare di occupazione di giovani e di donne. Quindi risultati fondamentali da queste risorse messe nel cosiddetto PNRR per il settore turismo. Oltre a questo ci sono risorse che mettiamo nel cosiddetto sostegni 2, risorse importanti ancora sul lato degli investimenti e sul lato dei finanziamenti. Sul lato dei finanziamenti vuol dire sostenere le nostre aziende per consentire di comprare tempo. Le aziende, soprattutto le più grandi, le più strutturate, non hanno problemi di mercato, hanno solo problemi di recuperare clienti. Adesso i clienti tornano, noi dobbiamo consentire di rimanere sul mercato forti. Quindi agevolazioni dal punto di vista dei finanziamenti importanti, allungamento di finanziamenti esistenti, nuove tipologie di finanziamenti. E poi la vera leva su cui puntiamo è la decontribuzione. Siccome qui abbiamo margini di miglioramento enorme, il turismo in Liguria vale 16-17%, in realtà penso quasi 20%, ma margini di miglioramento pazzeschi. E la leva fondamentale è la decontribuzione, secondo noi. Quindi consentire che rientra dalla cassa integrazione di ritornare in squadra, di ritornare in azienda e per un po' l'azienda non paga i contributi, ecco, questo pensiamo sia la leva più importante per far scattare velocissimamente il settore in Liguria, ma anche nel resto d'Italia. Grazie. Ci sono delle domande? Utilizzo tempo per rispondere a due domande, se qualcuno vuole. Buonasera Ministro, per organizzare il 924 Italian Press, Presidente Totti, 4 giorni fa, detto che se non si limita con il fuoco la stagione
annuncia andrà persa. Le chiedo se condivide questo pensiero e se l'azione del governo andrà nella direzione di una totale eliminazione del tutto, se si fa. Allora, sì, condividiamo che il messaggio, soprattutto per i turisti stranieri, ma non solo, anche italiani, che ci sia il coprifuoco, è un messaggio che non può funzionare. Il coprifuoco vale per l'emergenza, non per un periodo sereno in un mondo in cui siamo tutti in zona gialla. Quindi il coprifuoco ha di fatto i giorni contati. Noi ci auguriamo che velocemente venga ridimensionato e che quindi si possa dare il messaggio che dai primi di giugno, mi viene da dire dal 2 giugno, che è la festa della Repubblica, il coprifuoco non ci sia più. In modo che sia anche più semplice vendere il prodotto turismo nel mondo e non solo, anche in Italia. C'è spazio per un'altra domanda, se c'è? Sì. Buonasera Ministro, Montanari di Turismo, turismo.com. La mia domanda è, l'ho sentita spesso negli interventi, infatti anche sempre parlare di digitalizzazione. Cosa intende esattamente la digitalizzazione? Ma la digitalizzazione è fondamentale per fare un salto al nostro sistema. Noi abbiamo operatori privati bravissimi, e faccio un esempio banale. Nella spiaggia in cui vado io, ovviamente in Liguria, tutti i posti sono occupati. Perché? Perché gli stagionali hanno la possibilità di dire su un'app vengo o non vengo, se non vengo lo sconto al ristorante. Bene. Questo è un esempio banale per dire quanto il digitale può ottimizzare e migliorare l'offerta turistica. Fatto un esempio banale, ma dobbiamo guardarlo a tutto tondo. Noi abbiamo un sistema paese bellissimo, dobbiamo farlo conoscere. Un sistema paese che non si ferma nei grandi centri, Roma, Milano, Napoli, Venezia, ma che ha una miriade di borghi, famosi borghi, che vanno però fatti conoscere. L'anno scorso l'unico settore che è cresciuto nonostante tutto è stato l'enogastronomia, ma l'ha fatto conoscere. Quindi la conoscenza dell'Italia a tutto tondo passa soprattutto dal digitale. Il Ministero investirà molto per sistemare la parte, diciamo così, generale, statale, l'hub digitale nazionale, però integrandola con tutto quello che esiste a livello territoriale, quindi le singole realtà territoriali, e a livello privato, quindi integrando il tutto, consentendo ai turisti stranieri di sapere esattamente quali sono le molteplici e stupende offerte che abbiamo nel nostro paese. Grazie. Grazie signori, grazie a tutti.